fine, mentre lui per tutto il viaggio, per tutto il video, cade ad una velocità incredibile, arriva alla fine e libra in aria. Non, c'è, non si stampa lui. No, fluttua. Esatto. Si ferma. Al contrario, sì, più o meno. Tipo, bravo. No, perché tipo Alice. Sì. Allora, ieri è uscito, l'altro ieri, scusami, giovedì, è uscito questo video che ieri abbiamo ascoltato, poi vi abbiamo lasciato in sospeso per un discorso così, no? Di lasciamo perdere. Anche di gusto per mantenere le persone sulle spine e portarcele dietro. Mettiamola così, io abbiamo fatto un discorso di su fuori onda, ma non lo rifaremo. Dettagli. Va bene, sono dettagli. Però ieri è uscito, l'altro ieri è uscito questo video virale, che tu non so se hai ascoltato, giornalista più forte che c'è in questo momento in Italia, Andrea Burcatori, bravo come giornalista, bravo come avvocato, perché è bravo come psicologo, perché nel film nuovo molto carino di, con Edoardo Leo, e lui fa la parte di uno psicologo. Bene. Comunque, esce questo video di Burcatori. Soffiata. Siamo alla ricerca di questo criminale. Il criminale che scappa di piene. Segnalato, ed eccolo qua. No. Ma è Lillo. Un sacchetto. Probabilmente è Lillo. Nel quale ci sono che è una cosa seria, cose che lo riguardano. Scusa. Vedete, guantattice. Quindi capite anche la location qual è. Metto pausa soltanto un attimo per raccontarvi la location. È piazza Gioacchino Belli a Roma. Ok. A Trastevere, ovviamente. È notte, è piovuto, cioè questo uomo che scappa inseguito da una telecamera con la voce, tra parentesi, con camuffata di quello che lo insegue, non la sua. È una cosa che fa ridere. Vabbè, comunque. C'è questo sacchetto di plastica con dentro una parrucca col tricolore, e dei guanti di lattice, racconta Andrea Burcatori, è un'altra cosa. Bene. Il personaggio com'è attrezzato quando la busta di plastica più questi crimini. Finalmente la prova provata di quello che stiamo cercando. Una confezione. La portiera. La confezione di e non ti dice cos'è. Quindi noi ieri ci eravamo lasciati a questo punto. È una confezione, è una cosa molto grave, eh? È una confezione. Sì, è una confezione. Tu hai capito che cos'è, Simone non lo sa, però insomma, no. È una cosa molto grave. Bene. I prossimi minuti non interverremo noi, ma interverrà esattamente Andrea Burcatori. Quindi faremo ascoltare il virale, perché Andrea Burcatori effettivamente ha catturato in qualche modo, o forse ha portato negli studi della Sette al Trionfale, ha portato questo criminale, questo delinquente, e l'ha anche insultato. Dai, sentiamo. Quindi facciamo così, mettiamo Paul Weller. Mettiamo Paul Weller e poi vi facciamo ascoltare direttamente questa cosa, diventata adesso un virale a tutti gli effetti, e poi torniamo.